buonasera a tutti. Dovrei dire, possiamo accomodarci, ma mi rendo conto che non posso dirlo, posso dirlo fino a un certo punto, perché dal punto di vista delle sedie siamo un po' sguarniti. Vorrei ringraziare tutti i presenti, i produttori agricoli, i tecnici, i dirigenti di cooperative, di organizzazioni professionali e sindacali, gli amministratori del comune di Scicli presenti, il capo dell'ispettorato dell'agricoltura, il dottore De Francesco, il presidente della scuola dell'istituto tecnico agrario di Scicli, Sgarlata, gli altri docenti universitari presenti, il senatore Scivoletto, parlamentare nazionale, senatore della Repubblica. Ringrazio tutti voi per la vostra presenza e partecipazione. So, Mr. Samito, the Vice President of Provincia Regionale di Ragusa, and to Professor Davino from Catania for their hospitality. Prima di tutto vorrei ringraziare tutte le persone che sono state coinvolte nella mia visita in Sicilia, in particolar modo il vicepresidente della provincia regionale di Ragusa, Sammito, e il professore Davino dell'Università di Catania. Do senz'altro la parola al professore Maurizio Conti, direttore dell'Istituto di Fitovirologia del CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche di Torino. Grazie. Buonasera, sono molto contento di essere qua questa sera e mi unisco innanzitutto ai ringraziamenti che ha già espresso il dottor Antignus verso il vicepresidente della provincia regionale, il dottor Sammito, e l'amico professor Mario Davino. Quindi adesso vedremo così per linee brevi, ma che spero chiare ed essenziali, quali sono questi altri processi di trasmissione che coinvolgono altri virus non meno dannosi di questo di cui abbiamo sentito parlare, forse che ci impressionano di meno perché a questi virus ci siamo già abituati, in quanti sono presenti nel nostro paese già da tempo, da sempre forse, da quando esiste l'agricoltura. Ho già avuto modo alcuni mesi fa in questa stessa sala di illustrare ampiamente, non so se in maniera poi abbastanza compiuta, ma comunque il mio tentativo era quello, che la base di questa introduzione è sicuramente la importazione indiscriminata di materiale dagli altri paesi e la mancanza assoluta di barriere fitopatologiche. Cosa propone la Commissione per quanto riguarda questo punto? Propone, ed è espresso negli allegati, una serie di requisiti. Innanzitutto dei requisiti di tipo organizzativo che riguardano i fornitori nel primo allegato. Nel secondo allegato che le piantine devono essere prodotte da sementi ottenute secondo un altro regolamento della comunità, che è stato ritrovato anche nel nostro ambiente. Ritengo che potrebbe essere il prossimo agente nocivo di cui ci dovremmo interessare. Per finire, e veramente finisco così, c'è una terza tabella che riguarda un lunghissimo elenco di parassiti animali e vegetali, nonché virus e di piante oggetto della contaminazione, per le quali o per i quali organismi è previsto che la presenza di sintomi non deve eccedere lo 0,2%. Dottore Ferro prima, eh? Sì, c'era il dottore Ferro. Vorrei premettere una cosa. Consideratemi un agricoltore, Andrea Buzzo, senza né titolo né niente, lasciamo fottere queste cose. Posto che diamo per acquisito che gli insetti costituiscono un pericolo quale vettore del virus, posto che non ci siamo né i primi né gli ultimi della classe, dobbiamo qui tutti assieme studiare un problema.
E credo che io, interpretando il pensiero e il desiderio degli agricoltori, di cui molti sono presenti, desidero sapere, perché ho desiderio di apprendere, se intanto i virus si possono prevenire oppure si possono curare. Un'opera di sensibilizzazione nel collaborare nella segnalazione di quelle varie infezioni virali nuove o quantomeno che nuove per noi altri, di modo che segnalarle a noi altri dell'ESA, di modo che noi, essendo in stretta collaborazione con gli istituti di ricerca di virologia, di patologia vegetale, di entomologia, adesso anche con le CNR di Torino, cioè possiamo servire da veicolo e quindi avere un quadro quanto più chiaro, più completo possibile e nello stesso tempo avere la possibilità di fare una diagnosi che ci consenta quantomeno di porre un freno o di cercare di prevenire certe manifestazioni virali nuove. Professore Nuci Fora. Intervengo solo, diciamo così, per senso di correttezza professionale e per motivo, se volete, di coscienza. Voglio dire che non mi trovo d'accordo con il collega professor Conti quanto dice che oggi non si può fare altro per proteggere i nostri pomodori dall'attacco del virus che fare due trattamenti alla settimana. But if you have checked it under conditions where the whitefly population was very small, then your results are not completed. È molto importante valutare la pressione della popolazione della Bemisia nell'ambiente. I risultati possono essere diversi in relazione alla quantità di Bemisia che è presente. Io volevo chiedere due cose molto semplici. Una al professor Antignus di chiarire meglio il concetto dell'acquisizione periodica da parte della Bemisia del virus dell'accartocciamento fogliare giallo. L'altra era il professore Conti, quanto riguarda i virus che si nutrono, alcuni solo nella prima parte, cioè nell'epiderme, diciamo così, nei primi stati di cellule dei tessuti. Salutiamo il compagno onorevole Cineocchetto, segretario nazionale del Partito Democratico della Sinistra. I compagni cittadini di Ragusa salutano il compagno Achille Occhetto, segretario nazionale del Partito Democratico della Sinistra. Potenti mezzi di coercizione, compagni, amici, cittadini, sono in atto ancora una volta strumenti consolidati e forze allenate in pratiche degenerate di potere. Combattere contro questi orientamenti, persino provocatori di enti di Stato e forze di governo, come il piano di ristrutturazione dell'Enichem. La detergenza non rientra nei programmi, il polietilene non merita investimenti. A quell'intreccio affaristico corruttore che ha trasformato il governo della regione, anche rispetto alla nostra terra, in un centro di arbitrio, di discrezione, di abusi, dove una marea di avvoltoi e di parassiti svindagliati dagli assessorati regionali ostruiscono e rappresentano i canali particolari e perversi dell'accesso alla spesa pubblica. Vogliamo sviluppo, non assistenza, ma pretendiamo una bonifica dell'apparato dello Stato e della Regione, un'affermazione di trasparenza e certezza del diritto, cioè un cambiamento reale dello stato di cose presenti. Altro che il cambiamento parolaio e menzognero di questi candidati dei partiti di governo, dei Drago, dei Borrometi, che dichiarano che vogliono cambiare come se non fossero i rappresentanti di quei partiti che da 30, da 50 anni governano la nostra isola. Non serve un voto di pura testimonianza negativa, un voto a perdere, serve un voto utile di opposizione per un diverso governo, il voto utile della sinistra, il voto al PCPDS, il voto al Partito Democratico della Sinistra. Manche aprirono una rinnovata speranza, indicarono una nuova via di lotta e di impegno.
E allora lasciatemi dire a quanti si attardano in uno scontro che è stato superato, a quanti non hanno detto la verità sull'Est quando bisognava dirla e si sono opposti al rinnovamento di Berlinguer, ingannando così tutti coloro che volevano battersi sinceramente per il socialismo, che oggi sono chiamati a fare i conti con l'unica forza nuova che è apparsa sulla scena politica del nostro paese. Il nostro progetto vuole aprire nuove possibilità e prospettive al rinnovamento nazionale e una formazione autonoma che vuole dare un nuovo impulso alla sinistra italiana e alla sua unità. Si tratta di aprire un vero e proprio processo unitario, di mettere la nostra forza autonoma al servizio della ricomposizione unitaria della sinistra. Ecco dunque il messaggio fondamentale. Noi siamo nati per unire tutte le forze della sinistra, tutti quei comunisti innovatori che hanno fatto grande il Partito Comunista, tutti i riformatori cristiani, cattolici, riformisti laici che non credono nella possibilità che il Partito Socialista, così come è oggi, possa assolvere alla funzione che è propria di un partito socialista.